giro tra una quarantina di chilometri. C'è il passaggio 300 all'interno della stazione, poi ci sono due binari deviati per chi effettua fermata di viaggiatori. Siamo qui allora, siamo qui, voglio disturbare. Praticamente configura tutta la linea alta tensione del treno. L'operazione richiesta dal macchinista è la conferma mediante questo selettore della catenaria. In questo momento stiamo viaggiando per inerzia, quindi in questo momento stiamo viaggiando grazie alla velocità che abbiamo acquisito prima, non c'è nessuna alimentazione. La rivoluzione di questo treno, che anche in questo momento di inerzia rispetto a tutti gli altri complessi, mantiene praticamente tutti i servizi ausiliari attivi, quindi condizionamento attivo, quindi internet a bordo treno attivo, per cui il viaggiatore non ha la sensazione di che ci sia un'interruzione dei servizi, diciamo, anche se di pochi secondi. Ora praticamente stiamo riprendendo accelerazione grazie alla linea alta velocità con la catenaria 25.000, l'accelerazione di questo treno è di 9.9 MW, che è un primato mondiale di accelerazione. Infatti in questo momento abbiamo anche l'autorizzazione a portarci alla velocità di 300 km orari e ci arriveremo in tempi brevi. Il macchinista praticamente può sforare la velocità massima di 3 km orari,